Ben trovati all'appuntamento con l'informazione. L'apertura la dedichiamo alla rinascita della riserva naturale orientata delle saline di Priolo. Come si ricorderà, nel luglio dello scorso anno un grosso incendio ha danneggiato buona parte della riserva e adesso sabato ci sarà la cerimonia di piantumazione di 1000 alberi. Sentiamo tutto nel servizio. 1000 alberi tipici della flora mediterranea per contribuire alla rinascita naturalistica della riserva naturale orientata Saline di Priolo, andata distrutta 5 mesi fa a seguito di un vasto incendio. Lo prevede l'accordo di partenariato tra l'assessorato regionale per l'agricoltura e la riserva Saline di Priolo, che sarà sottoscritto dall'assessore per l'agricoltura Edi Bandiera sabato prossimo alle 10:30 presso la riserva di Priolo lungo il litorale di Marina di Priolo. Un gesto concreto per il ripristino e la valorizzazione di questo angolo protetto, che riveste un'importanza strategica per il rilancio di tutto il delicato territorio in questione, così afferma Bandiera. Durante questi mesi abbiamo lavorato alacremente affinché non venisse meno il supporto e la vicinanza da parte del governo Musumeci per la salvaguardia del territorio e della fauna, che fanno della riserva un'attrazione visitata e fruita tutto l'anno da turisti e residenti. Durante l'evento, realizzato in collaborazione con l'assessorato all'agricoltura e nello specifico con il Dipartimento regionale Azienda Foreste Demaniali, Ufficio Provinciale di Siracusa, diretto da Giancarlo Perotta e la LIPU, ente gestore della riserva naturale orientata a Saline di Priolo, sarà possibile per i partecipanti adottare uno o più alberi da piantare all'interno della riserva, regalando una speranza di rinascita e una nuova casa per gli animali che vivono tra i rami di queste piante, aiutando concretamente l'ambiente e a dare loro la vita. Ai partecipanti sarà inoltre rilasciato un attestato di adozione. Saline di Priolo, ha dichiarato Fabio Cilea, direttore della piccola riserva priolese, è ancora una volta al centro di un'importante collaborazione finalizzata al rilancio dell'intero territorio di Priolo Gargallo. Presto, grazie all'aiuto di tutti, tornerà ad essere un luogo ospitale non solo per i fenicotteri, ma anche per le tante persone che sentono la mancanza di una piccola o grande passeggiata lungo i sentieri della riserva gestita dalla LIPU. La Procura ha avviato un'indagine per le minacce subite dal sindaco di Palazzolo Crede, Salvatore Gallo. Il primo cittadino prova a sminuire l'accaduto, ma conferma di essere finito in una gogna mediatica dopo aver annunciato la sua adesione alla Lega. La Procura ha avviato un'inchiesta a seguito delle minacce subite dal sindaco di Palazzolo Crede, Salvatore Gallo. Il PM Francesca Eva ha aperto un fascicolo contro ignoti e ha delegato i carabinieri per eseguire le relative indagini. Si tratta di investigazioni a tutto tondo che non tralasciano alcuna pista, da quella politica a quella di amministratore pubblico. I problemi si sarebbero manifestati da una settimana a questa parte, da quando cioè il primo cittadino palazzolese ha reso pubblica la propria adesione alla Lega Sicilia. È stato preso di mira sui social con commenti caustici, qualcuno l'ha affrontato per strada a muso duro contestando che il Palazzolo non è un comune leghista. Il sindaco Gallo prova a smorzare i toni. Certo, sono finito in una inaccettabile gogna mediatica, dice, ma non parlerei di vere e proprie minacce, anche se quanto subito in questi giorni mi ha scosso e ha provato la mia famiglia. Gallo ha avuto modo di riferire dell'accaduto al personale della Digos, della Questura Retusea e ai carabinieri della Compagnia di Noto. Ho ricevuto epiteti, subito offese personali, insulti diretti, ma non ho mai sporto denuncia per tutto questo. È chiaro che ho conservato in archivio tutto il materiale offensivo fino ad oggi pubblicato, riservandomi di consegnargli agli inquirenti qualora dovessero proseguire a manifestarsi questi atteggiamenti ostili. Per il sindaco di Palazzolo la gogna mediatica è peggio di ricevere minacce. Gallo sceglie la coerenza decidendo di andare avanti per la propria strada, ringraziando le forze dell'ordine per la sensibilità, ma per quanto lo riguarda dice proseguo di amministrare la città rispettando il mandato e il programma elettorale. So di poter contare sul sostegno assoluto e incondizionato della maggioranza, che reputo solida e motivata. La Giunta prosegue il suo lavoro, ognuno libero di seguire le proprie ideologie e i programmi che ci siamo dati a inizio di mandato. A qualcuno ha consigliato anche di rimandare il momento di comunicare la propria scelta di passare alla Lega, proprio per evitargli la gogna a cui è stato esposto in quest'ultima settimana. Da quando ha ufficializzato la scelta di aderire alla Lega non ha avuto modo di confrontarsi in aula con il Consiglio Comunale. Non mi spaventa la prospettiva del confronto in aula, dice Gallo, perché so di poter contare su una maggioranza unita e sulla disponibilità di tutti i consiglieri a comprendere che questa sia una mia scelta personale e nulla più. Il sindaco Gallo lunedì intanto sarà a Palermo per incontrare ufficialmente il leader della Lega, Matteo Salvini.
È stato firmato a Palermo il protocollo d'intesa, si parla delle social housing, al via il primo progetto, così come era stato ideato e annunciato già 2 anni fa a Cassibile. Il sindaco Francesco Itali e il dirigente generale dell'assessorato regionale alle infrastrutture, Fulvio Bellomo, hanno sottoscritto a Palermo il protocollo d'intesa che, nell'ambito dei programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città, rende operativo il progetto di social housing Casa Archimede 2. È stato presentato al Comune nell'autunno del 2018. Nonostante i tempi ristretti a disposizione, il progetto era stato approvato lo scorso anno. Entro 120 giorni lo stesso progetto esecutivo dovrà essere trasmesso alla Regione e i lavori dovranno iniziare entro un anno. Il primo progetto di social housing della città nascerà all'ingresso nord di Cassibile. Prevede la realizzazione di 32 alloggi a canone sostenibile, la creazione di un parco aperto alla fruizione pubblica e di una condotta di acque bianche per eliminare il problema allagamento che interessa la zona in caso di piogge abbondanti. Nel dettaglio, il costo totale dell'intervento è di 6.819.000 euro, 5 milioni dei quali serviranno per la realizzazione degli alloggi, 600.000 per l'acquisizione dell'area e poco più di 1 milione per le opere di urbanizzazione. A fronte di un contributo comunale di 210.000 euro, il contributo dello Stato e della Regione Siciliana sarà pari a 3 milioni e quello del privato, che ha partecipato al bando e che quindi realizzerà l'opera, ammonta a poco più di 3.600.000 euro. Il social housing e quello della generazione delle periferie sono alcuni dei temi urbani principali sui quali abbiamo scommesso per innescare processi di riqualificazione urbana, affermano il sindaco Itali e l'assessore Giusi Genovese all'epoca della partecipazione al bando, titolare della rubrica. Oltre al parco, dove sarà attrezzata una zona dedicata ai bambini, è prevista la realizzazione di un locale eco-solidale rivolto alle piccole imprese e alle attività artigianali della frazione che praticano forme di commercio alternativo. Numerosi anche i locali comuni destinati alla socializzazione dei residenti degli alloggi, quali cucina, lavanderia, spazio bricolage e una living room e altri per la socializzazione tra residenti degli alloggi e i residenti del quartiere. Prime assunzioni dell'anno all'azienda sanitaria provinciale di Siracusa, 24 dirigenti medici hanno firmato il contratto a tempo indeterminato. Sentiamo i particolari. Siracusa apre il 2020 con l'assunzione a tempo indeterminato di 24 dirigenti medici a conclusione delle procedure concorsuali per le discipline di interesse. Nei locali della Direzione Generale hanno firmato il contratto e recitato la formula del giuramento alla Repubblica alla presenza del direttore generale Salvatore Lucio Ficarra, dei direttori sanitario amministrativo Anselmo Madeddu e Salvatore Iacolino, del direttore gestione risorse umane Corradina Savarino, dei direttori dei reparti ospedali interessati, 14 radiologi, 2 neonatologi, 2 pediatri e 6 cardiologi. Di questi 19 erano già in servizio a tempo determinato, mentre i restanti sono stati assunti per colmare a seguito di trasferimenti per mobilità di personale verso altre aziende sanitarie ospedaliere. Ai nuovi assunti il direttore generale Ficarra ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro all'insegna della professionalità e soprattutto della dedizione verso l'umanizzazione dei servizi, ponendo il paziente con le sue esigenze al centro del sistema sanitario. Si tratta di un ulteriore step dei concorsi banditi a giugno dello scorso anno relativamente ai profili in interesse e per i quali l'azienda, con l'impegno del settore risorse umane, ha portato a termine in tempi celeri le relative procedure. È in itinere il concorso per 4 posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia bandito nella stessa data, mentre sono già state richieste per le discipline di anestesia e rianimazione 13 posti, di ortopedia e traumatologia 2 posti e di anatomia patologica 2 posti, banditi nel 2019 le relative designazioni assessoriali per le commissioni concorsuali. L'azienda ha in corso inoltre il concorso per 38 posti di direttore di unità operativa complessa in atto, vacanti del ruolo sanitario, dell'area ospedaliera e dell'area territoriale, nonché un'ulteriore ricognizione del personale avente titolo alla stabilizzazione secondo i comma 1 e 2 dell'articolo 20 della legge 75 2017,
cosiddetta legge Madia, che scade il 10 febbraio 2020. Il 2019 si è chiuso quindi con l'assunzione di ben 156 unità di personale per i vari comparti della sanità, dirigenza medica, tecnici di infermieri professionali derivanti da scorrimenti di graduatorie concorsuali, stabilizzazioni del personale, concorsi indetti dall'azienda o di bacino da mobilità regionale o interregionale, riducendo il ricorso al tempo determinato, dando stabilità al personale, contribuendo soprattutto a migliorare l'organizzazione delle attività dei reparti ospedalieri, grazie allo sblocco delle assunzioni determinato dalla Regione. Siamo alla cronaca. La cronaca ci porta a Siracusa, ma anche a Priolo, per due fatti rilevanti. Addirittura a Siracusa sono andate a fuoco 4 auto e una moto, tutte in via Riposto e tutte in una stessa circostanza. A Priolo invece a fuoco un furgone. Notte di fuoco e di spavento sia a Priolo ma soprattutto a Siracusa, dove i residenti della zona alta del capoluogo si sono svegliati in soprassalto per le fiamme che avevano avvolto diversi veicoli. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire la notte scorsa in via Riposto a Siracusa per l'incendio di ben 4 automobili e uno scooter. L'episodio è avvenuto intorno alle 3.30, quando la zona è stata illuminata a giorno dalle fiamme che avevano avvolto un'auto e successivamente coinvolto le altre parcheggiate a ridosso. Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco e una pattuglia delle unità volanti della questura. Nell'incendio sono rimaste coinvolte una Ford Kuga, una Volkswagen Polo, una Honda SH, una Fiat Panda e una Renault Scenic, tutte danneggiate. Danneggiata anche una tettoia e un pannello posizionato in una ringhiera in ferro. I tecnici dei vigili del fuoco non hanno rinvenuto elementi utili per risalire alle cause dell'incendio. Sono in corso le indagini per venire a capo della situazione. Sempre a proposito di incendi ed autovetture, un altro episodio è avvenuto quasi negli stessi istanti della scorsa notte a Priolo. Intorno alle 3.30, infatti, in via Edison ha preso fuoco un furgone Iveco Daily. Anche in questa circostanza le cause sono tutte da stabilire. Per questo caso le indagini sono a cura dei poliziotti e locale commissariato, che aggiungono questo elemento ad altri episodi avvenuti anche di recente. I carabinieri hanno arrestato a Siracusa Giovanni Linares. A seguito di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 65 dosi di cocaina per un totale di quasi 20 grammi. E sempre a Siracusa è confluita anche una vasta operazione condotta dai carabinieri del comando provinciale di Ascoli Piceno e dal NAS di Ancona. Riguarda l'indagine rigettazione, ma anche utilizzo e somministrazione di farmaci e di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Riscontrate l'utilizzo di ricette mediche falsificate da parte di alcuni indagati per approvvigionare ulteriori prodotti provenienti dal circuito nazionale. Diciamo appunto, è anche Siracusa che rientra in questa operazione. Andiamo adesso a Noto Antica. C'è stata è stata firmata la convenzione a 3 per la tutela, la valorizzazione e la promozione di questo sito. In primo piano il Comune di Noto, ma anche la Sovrintendenza e l'ISPO. Riguardo il parco archeologico dell'Alveria, Noto Antica, durante i festeggiamenti per i 50 anni dalla fondazione dell'Istituto per lo Studio e la Valorizzazione di Noto Antica, è stata firmata una convenzione a 3 per la tutela, valorizzazione e promozione dell'antica città situata sul Monte Alveria e distrutta dal terremoto del 1693. Coinvolti il Comune di Noto, la Sovrintendenza di Siracusa e l'Istituto per lo Studio e la Valorizzazione di Noto Antica, ciascuno per le sue competenze. Il Comune si impegnerà a realizzare un progetto di fruizione per consentire ai visitatori di conoscere il sito sul Monte Alveria, curandone la manutenzione ordinaria e prevedendo le disposizioni per disciplinare il transito veicolare. La Sovrintendenza invece si occuperà, dopo un primo anno di fruizione sperimentale, di un progetto generale di interventi sia a livello di scavi sia a livello infrastrutturale. L'ISVANA invece metterà a disposizione di Comune e Sovrintendenza conoscenze, ricerche storiche ed archivio fotografico, collaborando
lavorando attivamente nell'attuazione del progetto di fruizione sperimentale. In pochi anni, commenta così il sindaco Corrado Bonfanti, abbiamo azzerato decenni di tentennamenti, ma dobbiamo ancora fare di più. Questo compleanno è sì celebrativo, ma allo stesso tempo ti trasferisce il rammarico come istituzioni di non aver viaggiato alla stessa velocità dell'ISVANA, l'Istituto per lo Sviluppo e la Valorizzazione di Noto Antica. La convenzione è stata firmata durante la serata organizzata dall'ISVANA per i suoi primi 50 anni di attività. Fondatori e soci si sono ritrovati al Teatro Dina Di Lorenzo per celebrare le numerose iniziative, convegni, pubblicazioni e altro ancora, portate avanti in mezzo secolo di storia. Tutto riassunto in un documentario intenso e suggestivo che ha ripercorso le tappe più importanti dell'associazione. Siamo alla seconda parte del telegiornale, andiamo a Lentini dove il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione per comprendere come intende l'amministrazione comunale gestire il reddito di cittadinanza. Un'interrogazione è stata presentata dalla consigliere comunale Maria Cunzolo del Movimento 5 Stelle al sindaco di Lentini, al segretario generale e al presidente del Consiglio Comunale in merito alla seconda fase del reddito di cittadinanza e degli adempimenti da parte del Comune. Sulla base del decreto del Ministero del Lavoro del 22 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l'8 gennaio 2020, scrive Maria Cunzolo, gli aventi diritto dovranno dare la loro disponibilità per almeno 8 ore settimanali per svolgere attività non retribuite in svariati ambiti. Gli impieghi saranno senza oneri per il Comune. Nell'ambito dei patti per il lavoro e per l'inclusione sociale, i percettori del reddito di cittadinanza sono tenuti a svolgere progetti utili alla collettività nel comune di residenza. Oltre a essere un obbligo, scrive ancora Maria Cunzolo nella sua interrogazione, i PUC sono anche motivo di inclusione, dignità e crescita per i beneficiari e per la collettività. Durante il periodo di esecuzione delle prestazioni sociali, i beneficiari del reddito di cittadinanza dovranno continuare la ricerca di un'attività lavorativa avvalendosi dei centri per l'impiego. Chiedo ancora, si legge ancora nell'interrogazione della consigliera comunale Maria Cunzolo del Movimento 5 Stelle, se l'amministrazione comunale di Lentini ha già trasmesso in forma singola o associata nominativo degli enti da accreditare sulla piattaforma GEPI per lo svolgimento dei diversi ruoli. E ancora, se l'amministratore di ambito ha proceduto a caricare la convenzione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'amministrazione sulla piattaforma GEPI nell'apposita sezione denominata Verifica Convenzione, secondo le modalità indicate dalla nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. L'interrogazione mira a conoscere anche se sono stati attivati i patti per l'inclusione sociale e i sostegni in esso previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, ed infine se sono stati organizzati i progetti utili alla collettività che interessano sia coloro che hanno stipulato o stipuleranno il patto per il lavoro, nonché coloro che hanno stipulato o stipuleranno il patto per l'inclusione sociale. Andiamo adesso alla cronaca che ci porta a Mazara del Vallo, dove una donna è stata uccisa dal marito, picchiata a sangue barbaramente. Sentiamo. Ancora violenza sulle donne, ancora un altro femminicidio, ancora una volta preannunciato. Prima picchiata selvaggiamente, poi uccisa. In particolare la scorsa notte presso l'abitazione coniugale, urla e litigi e poi l'omicidio. La vittima è Rosalia Garofalo, di 54 anni, che viveva insieme al marito Vincenzo Frasillo, di 53 anni, in via Calipso a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Non era la prima volta che tra quelle mura si consumavano atti di violenza ai danni della moglie. La donna, infatti, in passato aveva già denunciato il marito per maltrattamenti. L'uomo è stato immediatamente condotto in commissariato e la procura di Marsala ne ha disposto il fermo per omicidio, che adesso dovrà essere convalidato dal GIP.
A dare l'allarme alla polizia sono stati i vicini di casa della coppia, che avevano sentito delle urla provenire dall'abitazione. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, che sarebbe stata massacrata di botte fino alla morte. Rosalia Garofalo tentò in passato più volte di ribellarsi all'uomo e alla sua violenza, ma poi qualcosa la portava indietro. Infatti, l'ultima volta che la donna denunciò il marito per maltrattamenti fu ad aprile dello scorso anno, in almeno due occasioni, ma aveva però proceduto successivamente a ritirare gli esposti, e questa volta per lei è stata fatale. Cambiamo argomento per non dimenticare lo sterminio degli ebrei. Un video con la colonna sonora di Schindler List, chitarra, un quartetto d'archi accompagnano il particolare strumento, il theremin. Sentiamo. Coinvolgente video in onore delle vittime dell'Olocausto. Attraverso le note struggenti di Schindler List, interpretate da Alina Gervasi al theremin, Denise Marino alla chitarra e dal quartetto d'archi composto da Adriano Murania, Emilia Belfiore, Gaetano Adorno, Alessandro Longo, e grazie anche al video per la regia di Giuseppe Gonzales, si vuole sensibilizzare alla pacifica convivenza e mantenere in vita nel ricordo collettivo le atrocità commesse contro il genere umano per intero, speranzosi che possono non ripetersi più. L'arte, che rappresentò un'ancora di salvezza all'interno dei campi di concentramento per cercare di evadere da una realtà cruenta oltre ogni immaginazione, può adesso assolvere ad uno scopo sociale, evolutivo e comunicativo. La Repubblica Italiana, come sappiamo, riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio e al rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Il progetto per la produzione artistica e arrangiamento a cura di Denise Marino è stato registrato e missato da Michele Musarra presso Fantasma Recording Studio per l'etichetta Musica Lavica Record, e affidato alla consulenza legale e manageriale di Claudia Barcellona, ed è stato patrocinato dall'Istituto Nazionale Ferruccio Parri. Personaggio importantissimo fra i protagonisti del video, il dottor Giovanni Sparpaglia, sopravvissuto all'Olocausto. Siamo allo sport, parliamo di calciomercato, ai colpi finali, 24 ore alla chiusura della sessione di riparazione. La Sicuro Leonzio lavora sotto traccia per assicurarsi un attaccante e un centrocampista. Facciamo il punto della situazione.
Siamo a 24 ore dalla chiusura del calciomercato per le società professionistiche presso l'hotel Sheraton di Milano, sede ufficiale della sessione invernale. I battenti chiuderanno alle ore 21 di domani sera. Il primo colpo importante di giornata lo registra il trasferimento a titolo di prestito del centrocampista centrale della Vibonese Mario Prezioso, che sale di categoria e va al Cosenza in Serie B. Il giocatore 23enne di proprietà del Napoli porterà nelle casse della società calabrese del presidente Caffo circa 800.000 euro di valorizzazione. La Cavese sta trattando i giovani classe 2000, Napolitano della Vibonese e Garofalo della San Benedettese, per fare minutaggio e percepire maggiori contributi federali. Andrea Signorini, difensore centrale in uscita dal Catanzaro, dopo aver espresso le proprie riserve sul trasferimento al Catania, potrebbe gradire la destinazione Rende, dove troverebbe mister Pino Rigoli. Il Catanzaro, dopo il ritorno di Gaetano Auteri in panchina, ha mille idee positive. Una di queste è il centrocampista italo argentino Alvaro Giuliano, in uscita dal Potenza. Il giocatore firmerà un biennale entro stasera con la società giallorossa. Il Monopoli sta chiudendo la trattativa che porterà in bianco-verde il centravanti Giacomo Parigi, ex Acragas, classe 1996, dall'Olbia. La stessa società pugliese, con il direttore sportivo Cerri, ha ufficializzato l'acquisto del difensore Filippo Liana dal Rimini, classe 1998. Molto attiva la Cavese, che ha preso in prestito due ottimi terzini esterni, Andrea Badan dall'Hellas Verona e Nicolo Ricchi dall'Empoli. La stessa società campana sta perfezionando un doppio scambio con l'Avellino. In Irpinia andrà l'ex Siracusa Salvatore Sandomenico, mentre in terra salernitana si trasferirà il portiere Alessio Abidi. L'ex terzino esterno del Siracusa Matteo Brumà ha risolto il proprio contratto con il Siena, per lui proposte dal Rende, dalla Casertana e dalla Vibonese. Il Bari si appresta all'ennesimo colpo da 90, siamo ai dettagli per il centrocampista offensivo Luca Tremolada del Brescia in Serie A, con un passato importante in Serie B con Varese, Reggiana, Entella e lo stesso Brescia. Il padrone De Laurentiis sta investendo in questa sessione invernale oltre 3 milioni di euro dopo gli arrivi di Lara B e Ciofani. Ci sarà pure Tremolada. Infine le due squadre siciliane. Il Catania, con la sconfitta per 2-0 in Coppa Italia contro la Ternana, ha deciso di proseguire nell'opera di smantellamento scientifico della rosa dei calciatori. In pratica anche Vincenzo Sarno lascerà i rossazzurri. In entrata dal Catanzaro l'attaccante Dudu Manghini. È notorio che Pietro Lomonaco ha chiesto aiuto al direttore del Catanzaro, Pasquale Lo Giudice, per fare il proprio mercato in entrata e in uscita. La Sicula Leonzio, che prosegue la preparazione sul sintetico di Melilli in vista della difficile trasferta contro la Ternana di domenica prossima, ha tante trattative in corso. Una di queste riguarda l'attaccante Fabio Mazzeo, in uscita dal Livorno. Ingaggio stratosferico per l'ex centroavanti di Foggia, Benevento, Perugia, Nocerina, Cosenza e Frosinone. Bomber 36enne da doppia cifra, ma che percepisce un bonus da 150.000 euro netti a stagione. Per vincere le partite la Sicula deve segnare i gol e gli attaccanti in forza al club bianconero fino a questo scorcio di stagione ne hanno realizzati appena 20. In uscita il difensore Sosa è richiesto da Fano, mentre l'esterno Sabatino potrebbe andare all'Avellino, dove mister Capuano lo attende a braccia aperte. Ancora per il calcio, ma andiamo in promozione, parliamo di Coppa Italia. Ieri quarti di finale di andata, la SD Siracusa ha pareggiato a Milazzo. Sentiamo com'è andata. Finisce in parità 1-1 tra Milazzo e Siracusa l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia promozione. Un risultato, quello maturato al Marco Salmeri, che alla fine premia la formazione arretusea, alla quale, in vista del match di ritorno in programma mercoledì 12 febbraio al Nicola De Simone, sarà sufficiente anche un pareggio a reti bianche per accedere alla semifinale della competizione. Una gara che si apre con la formazione allenata da Marco Scifo, che ci prova dopo 4 minuti con il destro da posizione defilata
di Alfieri che finisce di poco alto sopra la traversa. Insiste ancora la compagine azzurra con Miraglia che da centrocampo parte palla al piede, arriva al limite dell'area, calcia col destro, c'è la deviazione del difensore Koulibaly che consente poi la parata del portiere Scibilia. La risposta del Milazzo giunge al minuto 14 con Rasà che spalle alla porta, si gira e calcia col destro, il pallone sfiora il palo alla destra del portiere Saitta. Ma sul ribaltamento di fronte è nuovamente il Siracusa a sfiorare la rete del vantaggio col solito Miraglia che arriva al limite, calcia col destro, questa volta però il suo tiro non inquadra lo specchio della porta. Bersaglio però che alla mezz'ora di gioco c'entra in pieno il Milazzo con una super conclusione di Rosario Rasà che scavalca il portiere Saia, facendo così Milazzo 1 Siracusa 0. Esplode di gioia il tifo rosso-blu, Eurogol di Rosario Rasà che mette a segno il suo secondo centro in Coppa, l'ottavo stagionale, con una prodezza balistica da oltre 30 metri che sorprende il portiere Saitta fuori dai pali e lo batte con questa splendida conclusione che vale quindi il vantaggio per la formazione di Nico Caragliano. Il Siracusa non ci sta, prova subito a rispondere al 32esimo, la botta dalla distanza di Castiglio trova l'ottima parata in angolo del portiere Scibilia. Con le nostre immagini siamo nella ripresa ed è un inizio scoppiettante del Siracusa che ci prova prima con Miraglia, dopo 7 minuti il destro che però va a colpire l'esterno della rete, e 3 minuti più tardi con Giannaula che è servito proprio da Miraglia conclude da dentro l'area, ma il suo tentativo finisce di poco alto sopra la traversa. Il Milazzo da par suo prova invece a chiudere i conti, a trovare la rete della sicurezza del raddoppio, il destro di Bartuccio trova però ancora una volta attento il portiere Saitta che respinge. Al 75esimo proteste del Milazzo per un fuorigioco segnalato dal signor Rubino di Catania ad Aloe che le immagini sembrano smentire l'assistente arbitrale. All'84esimo però il Siracusa trova la rete del pareggio con il neo entrato Pandolfo che raccoglie l'assist di Miraglia, supera il portiere Scibilia e col destro mette in fondo alla rete il pallone che vale l'1-1 e che gela di fatto i tifosi del Marco Salmeri. Dunque gol importantissimo per i ragazzi guidati da Marco Scifo, importantissimo soprattutto in vista del match di ritorno al Desimone di Siracusa. Nella finale la formazione aretusea prova addirittura a fare sua la partita, ci prova con Castillo che calcia da fuori, il portiere Scibilia si distende e respinge, l'azione poi prosegue con Miraglia che prova a colpire ma il suo destro viene ribattuto da Koulibaly e al minuto 89 è ancora la formazione aretusea a cercare la via del vantaggio con il solito Pandolfo che carica il sinistro, ma Scibilia è attento e mette in angolo. Nel finale c'è un'ultimissima occasione per il Milazzo di centrare la vittoria con l'Aquidara che mette in area di rigore per Paolo Genovese, il colpo di testa del numero 11 rosso-blu non sortisce l'effetto sperato, finisce dunque 1-1, applausi comunque per il Milazzo da parte dei propri sostenitori, applausi anche per i pochi tifosi del Siracusa giunti al Marco Salmeri ad incitare i propri beniamini. Il ritorno come detto mercoledì 12 febbraio al Desimone di Siracusa. Sempre per i quarti di finale, l'altra partita che vedeva impegnata il Floridia in trasferta a Santa Teresa di Riva, la squadra ha perso 1-0 ma può rifarsi al ritorno in casa. Andata dei quarti di finale di Coppa Promozione, amici di Wii Sport, ben trovati allo stadio Valerio Bacigalupo in Taormina, dove la Ionica ospita il Floridia, formazione di mister Dario Costantino, reduce da una sconfitta in campionato 1-0 sul campo del Jeskal, costato il secondo posto in classifica. La terza forza del raggruppamento C affronta una formazione, quella di mister Danilo Gallo, che viaggia nelle zone di metà classifica nel raggruppamento D. Vediamo l'11 scelto dal tecnico Santa Teresino per affrontare questa sfida. C'è Pontet tra i pali nel 4-3-3, Interdonato, Lucero, San Filippo e Giuseppe Savoca in difesa, Puglisi, Cardia, Ninkovic e Gagliardo a centrocampo. In avanti Marchia Fava e Ortiz. Terna arbitrale tutta di Acireale con Gulisano al fischietto, assistenti Triolo e Bianco. Partiamo col fin del primo tempo, 30 secondi, Germano riceve il pallone, se lo porta sul destro e spara così verso la porta di Pontet, traversa colpita al numero 24, subito Floridia pericoloso. Ma come potrete vedere sarà un fuoco di paglia, perché come questo intervento di Aglianò su Ortiz, tutta la prima parte di gara sarà caratterizzata da continue proteste, falli e interruzioni di gioco. Al minuto 16 allora un calcio di punizione in casa
Ionica con Ciccio Cardia che sventaglia dentro, colpo di testa di San Filippo che trova Marchia Fava, mancino di prima intenzione scagliato verso la porta, pallone di poco fuori, reazione della Floridia al 26esimo con Spoto che trova Carabino, l'uscita di Pontet nega la girata del gol e si conclude. È vero amici della Wii Sport, un primo tempo avarissimo di emozioni, 0-0 a Valerio Baci Calupo, le due squadre non hanno certo impressionato per il bel gioco offerto, ci vuole un episodio e arriva al 48esimo, secondo giallo per Buccheri che qui stende il diretto avversario Marchia Fava, non ha dubbi il direttore di gara Gulisano, non protesta nemmeno il numero 2, conseguente rosso, minuto 50, Lucero avanza, attenzione al difensore argentino che trova il connazionale Ninkovic, prepara il destro Ninkovic, c'è una bordata e fa la cresta alla traversa di Aglianò, la superiorità numerica della Ionica costringe mister Costantino a usare di più fuori uno dei più oppositivi, Marchia Fava dentro Alessio Savoca, calcio d'angolo proprio battuto dall'arciere, il suo mancino viene respinto dalla difesa, siamo al 52esimo, il pallone torna nuovamente a Savoca, classico gioco di gambe per portarsi la sfera sul mancino, metterla dentro, trovare Ortiz, Juan Lopez Ortiz è il vantaggio della Ionica, eccolo come si sblocca il match valevole per l'andata dei quarti di promozione, esulta in tribuna anche lo squalificato mister Costantino, esplode letteralmente la formazione Santa Teresina con ruggito di Ortiz, deve fare qualcosa il Floridia per reagire, Germano sempre lui dalla distanza, Pontet senza problemi, 66esimo, svarione difensivo da parte del Floridia, Ortiz può trovare la doppietta, l'argentino entra in area, prova il destro, arriva forse stanco alla conclusione, Aglianò respinge col piedone, 70esimo, ripartenza fulminea della Ionica, Ninkovic allarga per Gagliardo, occhio all'ex San Cataldese che si invola, sul secondo palo si sberca Ortiz, lo vede Gagliardo, Ortiz col sinistro, Aglianò in qualche modo col piedone, è miracoloso stavolta e allontana il possibile 2-0 della Ionica, 77esimo, cerca un isperato pareggio il Floridia con Metallo che riceve, prova a penetrare per vie centrali, scarica verso il neo entrato Correnti, stop col destro, conclusione mancina, Pontet sicuro, passano due minuti ancora Floridia in avanti con Pasqualicchio che riesce a trovare spazio dalla sinistra, finta il tiro, l'ho finto la seconda volta, riesce a farlo alla terza ma sbatte sulla difesa Santa Teresina, secondo cambio, termina la partita di un buon Gagliardo, al suo posto il talento Scotti, 85esimo, Ninkovic come sempre lui a darsi da fare a centrocampo, resistere a due cariche, scaricare per Mattias Puglisi che riceve, cerca gloria personale, sinistro che termina la sua corsa sul fondo, 88esimo, azione prolungata della Ionica sulla sinistra, Alessio Savoca cerca spazio, salta diretto avversario, deviazione, Ninkovic proprio il tiro, la sfera svirgola sull'Lucero di prima per Cardia, Aglianò ancora a dire di no, è senza dubbio il migliore in campo dei suoi, l'ultimo baluardo a non cadere in vista del ritorno del 12 febbraio perché arriva il triplice fischio, amici della Wii Sport, finisce 1-0 l'andata dei quarti di finale di Coppa Promozione, la Ionica può far festa sul Floridia grazie alla rete di Ortiz, ma resta tutto aperto in vista della gara di ritorno, un cordiale saluto e alla prossima. Con questo servizio vediamo il telegiornale, grazie per averci seguito, ma restate con noi perché adesso ci sono le previsioni meteorologiche, per quanto ci riguarda è tutto, alla prossima, arrivederci. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Venerdì numerosi sistemi perturbati affolleranno i cieli del vecchio continente in transito proprio da Ponente, dall'oceano verso la Germania, la Polonia, i Balcani, con tanta variabilità di passaggio e qualche occasionale fenomeno con clima qui ventoso. Sull'Italia invece questi sistemi nuvolosi in transito oltralpe richiameranno venti un po' più umidi dal Mediterraneo, dai quadranti occidentali verso il centro-nord, la parte tirrenica, con addensamenti nuvolosi a tratti anche compatti. Andiamo a vedere difatti se ci saranno fenomeni. Mappa quadro delle precipitazioni a scala europea ci mostra difatti delle piogge oltre Alpe, in transito tra Polonia, Germania e via via parte dei Balcani. Invece sull'Italia qualche goccia di pioggia sulla parte del Tirreno. Nel dettaglio possiamo vedere difatti molte nubi irregolari dalla Liguria fin verso la Campania, con deboli piovigini sul Lazio, piovaschi invece tra Levante Ligure e Toscana, variabilità nubi basse anche al nord e poi Marche, ma senza particolari effetti. All'estremo sud raggiungiamo perfino quasi 20 gradi nel pomeriggio. I maggiori dettagli sulle vostre località li trovate scaricando l'app di Trebi Meteo.